Oggi le Mariapoli sono forse un centinaio che si fanno ogni anno nei diversi continenti, in tutte le lingue naturalmente, con le caratteristiche proprie del luogo, però con la stessa legge, con la stessa caratteristica, con la stessa nota, che è l'amore. Ce ne siamo già accorti, no? È quella dell'amore evangelico, dell'amore che vuole dare tutto senza aspettarsi il contraccambio, ecco, dell'amore reciproco. Una vita semplice però, una vita anche di vacanza, qui noi vogliamo anche riposare, ma vogliamo comunicare fra di noi. E allora, ecco, l'esperienza che vorremmo fare, ecco, è quella di non tenerci niente tutto per noi, niente solo per noi, ma di creare un rapporto con tutti, con ciascuno, qui siamo tutti equiparati. Fermarti ora, non credere alla notte, non fermarti mai, non cadere nella trappola, non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù, non fermarti mai, ma cammina sicuro per il tuo sentiero, dona ancora il tuo sorriso. Che porta nel mondo l'indifferenza. Finirà questa notte, gli uomini potranno incontrarsi. Io credo nell'amore, credo nell'amore, anche se intorno a me vedo solitudine, solo dolore. Credo che l'amore è più grande, credo che l'amore è più forte, credo che l'amore vincerà, credo che l'amore è più grande, credo che l'amore è più forte, credo che l'amore vincerà, non fermarti ora. Io credo nell'amore, credere alla notte. Non cadere nella trappola, non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù, non fermarti mai. Credo che l'amore è più grande, credo che l'amore è più forte, credo che l'amore vincerà, credo che l'amore è più forte, credo che l'amore vincerà, credo che l'amore vincerà, credo che l'amore vincerà, credo che l'amore vincerà. Quello che i miei amici, anche gli adulti, desiderano dalla vita, io ce l'ho. La bella villa, la moto di grossa cilindrata, i viaggi, la macchina, la casa, gli amici, le ragazze. Eppure non sono soddisfatto. O la vita è una fregatura, oppure ci deve essere un senso più profondo a questa vita. Ecco, io mi sono trovato davanti a questo momento e ho detto: intanto sento che devo lasciare queste amicizie che non mi aiutano,
e inizio a cercare, ma non sapendo né dove né come. E allora intanto ho sentito di impegnarmi a livello culturale, a livello politico, perché forse sentivo nel rapporto con gli altri, nell'aiuto agli altri, un'esigenza e una risposta al mio perché. Ecco, durante questa ricerca io sono poi invitato da alcuni amici all'Oppiano, che forse molti di voi conoscono, che è una cittadella del movimento in Toscana, dove si vive questa stessa vita che voi siete venuti qua a sperimentare. Ecco, lì, conoscendo questi giovani, ho capito soprattutto una cosa, che quell'immagine di Dio che io avevo dentro di me non corrispondeva alla realtà. Il Dio che l'amore fra le persone che avevo incontrato mi mostravano era un Dio pieno di misericordia, pieno di amore, e che soprattutto amava me così com'ero, senza pretendere niente, in un rapporto di estrema libertà. Famiglia, avevo rotto ogni rapporto. Criticavo aspramente tutto quello che mi dicevano. Non mi interessava nulla dei loro consigli, dei loro discorsi. Volevo essere libera e nessuno poteva dirmi qualcosa. A scuola andavo molto bene, mi piaceva studiare ed ero tra le migliori, ma anche lo studio era solo per sentirmi qualcuno. Nel tempo libero, dopo la scuola, passavo a trovare gli scugnizi di uno dei quartieri più poveri della mia città. Io sono della provincia di Napoli. Così, anche se spesso mi rubavano qualche spicciolo, mi piaceva stare con loro, perché vedevo che in fondo mi volevano bene. A poco ho conosciuto anche i loro genitori. Erano prostitute, drogati, alcolizzati, quindi gente piena di amarezza, di dolore, di disperazione. Ogni volta dentro mi riaffiora la stessa domanda: ma chi può colmare questi vuoti? Chi può ridare la speranza, un lavoro a chi non lo ha, la dignità di uomini liberi a chi l'ha perduta? Un giorno, come di consueto, con un gruppo di amici sono andata in una discoteca. Volevo dimenticare, volevo ignorare i miei problemi e quelli degli altri e divertirmi. Ad un tratto Anna, una mia amica, mi chiama. In una piccola stanza, appoggiati per terra, ecco, con gli occhi sbarrati, i miei amici sono sotto l'effetto della droga. Qualcuno mi passa uno spinello. Poi, davanti ai miei occhi, la scena terribile. Un mio amico muore ucciso da un'overdose. Ecco, scappo, fuggo via disperata, mi sento soffocare e grido con tutta me stessa che non è giusto, che non può finire tutto così. Un po' più tardi ho conosciuto dei giovani. Anche loro, come me, cercavano un ideale vero, ma qualcosa che desse senso non solo alla propria vita, ma anche a tutti i problemi di oggi. Così mi hanno parlato di Gesù che proprio come me era stato abbandonato da tutti. Aveva provato sulla pelle il fallimento più totale, il buio più nero, e aveva dato lì, su quella croce, tutta la sua vita per me. È stato come se qualcuno, non so, all'improvviso, ecco, in una stanza chiusa da anni, accendesse una luce. Avevo trovato, e questo l'ideale per cui voglio spendere tutta la mia vita, costi quello che costi. Sembrava una utopia, soltanto una follia, ma il mondo unito non è fantasia. Il nostro sogno è qui e non è più lontano, per vie diverse noi lo costruiamo. C'è una forza che da sempre attira tutti noi, è forza d'amore che avanza travolgendo ogni frontiera, scopre la strada di luce sull'umanità. Questo è il destino del cosmo, vivere nell'unità. Questo è il progetto sul mondo, racchiuso nel cuore dell'uomo.
l'umanità. Questo è il destino del cosmo, vivere nell'unità. Questo è il progetto sul mondo, racchiuso nel cuore dell'umanità. Carino, faccio la discesa di questi due? Sì, questo sarà dura. Ma chi è sta signorina? Bravissima. Certo, noi. Basta, chiudi. Non si può perché sto troppo. Ecco. Siamo a metà viaggio. Dovrebbe le scarpe? Dai, vai avanti. Forza, forza, non vi fermate davanti, siete normali, se no vi facciamo una gambetta, cascate come sempre. Dai che c'è anche la Stefania, stavolta riusciamo a prenderla. Ah, a Giovanna l'avevamo mai presa, eh. Hai fatto la faccia. Sei stata eccezionale. Attento, non mi dirà. Piano. Chi è più bravo? Uno piano, ok. Dritto, vai dopo il piede, lato. Piante. Uno qui, papà. Ma sta prima di mamma. No, prima di, prima di. Ti prego, ma c'erano i chiodi, c'erano della scaletta di ferro. C'erano i chiodi, era ferrata. Vado su, vai a rosario, lo metto per terra. Sarebbe bello. Attento, che c'è la montagna. Che vuol dire quando sono? C'è un... Scende, dai! Attento, non farmi cadere! Grazie! No, non ci vuole nessuno, stai tranquilla, vedi che sono tutti tenuti. Non allora, ti prendere! No. Noi, vedi che nemmeno noi ci vogliamo. Speriamo che vengano. Sì, che ci sono i tassi che ci sostengono. Qualcuno mi lancia. Vabbè. Un burrone, però mi lancia. Oh. Basta. Basta già. Fa un bel primo piano punitivo. Senti, allora che ci dici adesso che siamo sicuri di prendere? Niente, è bellissimo. Ma vorrei dire un'altra cosa. Aiuto. Ci vorrei dirti un'altra cosa. Però non si può. Qua lasciami al loro destino con quel film. Ecco. Non so perché ti butti così. Ma Robby! Anna Maria! Avere sempre questa presenza di Gesù in mezzo, cioè questa misura di amore scambievole, pronti a perdere tutto l'uno per l'altro, no? E tante volte abbiamo sbagliato, ancora, anche ora, no? Cioè ci accorgevamo
di aver rotto l'unità tra noi, perché le idee e i gusti sono diversi, no? Le esperienze diverse, a impostare la vita di tutti i giorni, no? Non era semplice, insomma. E allora spesso ci facciamo questa esperienza, che quando non c'era più amore scambio, cioè non c'era più Gesù in mezzo, non c'era più la luce e c'era il buio, e allora diventava tutto assurdo, anche lo stare insieme, anche vivere insieme diventava assurdo, non capivamo più il senso del vivere insieme, no? Però ecco, qui ci aiutava sempre questo passo di riamare Gesù abbandonato, risceglierlo e ricominciare per primi, no? A chiederci scusa, e per cui a ripartire subito, no? Ecco, più il tempo passava e più, ecco, non è che siamo diventati più bravi, ma abbiamo imparato a ricominciare prima, ecco, a chiederci scusa prima, a ricominciare prima da capo, ecco, questa è la dinamica fondamentale, no? I due è solo davanti a Dio, per cui io devo rispettare il disegno che Dio ha su Giancarlo e Giancarlo su di me, e nello stesso tempo aiutarci anche a fare quei passi che non riusciamo a fare da soli, no? E lungo il cammino ci sono tante case, anch'io sognai una capanna d'anemoni, ma non la costruirò più, no, adesso non mi importa più, perché io no, non coglierò mai fiore. Fiore dei fiori mi riempi di profumi, annebbi la luce del sole più puro, nell'arido giardino adesso ci sei tu, di te soltanto cura avrò, per questo io non colgo noio, no, non coglierò mai fiore. Non coglierò mai fiore, non coglierò mai fiore. Ho anche sentito parlare di Gesù abbandonato, ho parlato anch'io di Gesù abbandonato, però non capivo bene chi era. Allora, in un incontro che abbiamo fatto per il 1° maggio, sembra che era del 73 o 74, volevo andare lì, però non sono riuscito ad andare il primo giorno. Allora sono arrivato il secondo giorno, quando tutti gli altri erano già presi dell'atmosfera, tutti dentro, rinnovati con amore scambievole, ma anche da tutte quelle grazie che Dio gli ha fatto vedere il primo giorno. Io sono arrivato lì da solo, ho ascoltato il tema, meditazione, che era proprio su Gesù abbandonato, e all'improvviso non ho capito più niente, non ho capito neanche che cos'è l'unità e che cos'è l'amore scambievole. È entrato in me proprio un buio profondo, e poi alla fine della meditazione ci hanno proposto di fare un patto fra noi, cioè di dire l'un l'altro davanti a Dio che vogliamo essere veramente fedeli a Gesù abbandonato per tutta la vita. E questo non ho capito per niente. Perché farlo? Che cosa vuol dire questo per la mia vita? Tutti allegri, tutti contenti, lì io invece proprio sentivo dentro proprio un vuoto, una mancanza di senso di questa vita. Non sapevo più come andare avanti, volevo quasi scappare. E sono scappato, però in chiesa. Lì mi sono messo in un banco, ricordo ancora molto bene quel banco in centro della chiesa. Ho guardato verso il tabernacolo con tutto quel buio nel cuore. Ho detto, ma Gesù, ma chi sei tu? Abbandonato. Vorrei incontrarti, comprenderti. E mi ricordo, dopo un po', veniva proprio non da me, perché non l'avevo, ma da di dentro, come una risposta molto semplice. Ecco, proprio questo che tu non capisci, che tu non comprendi, che non vedi, che vedi questo buio, ecco, questo sono io. Personalmente sentivo che proprio per volere bene a mia madre fino in fondo,
ecco, dovevo come perdere anche il mio ruolo di figlia, no? Per farmi io madre sua, ecco, e anche proprio per farmi carico di tutte le sue angosce, le sue paure, no? Perché anche lei chiaramente aveva dei momenti non, ecco, non semplici, no? Perché, sia perché era un tipo molto dinamico, no? E quindi anche ritrovarsi così a letto, immobile, cioè era difficile anche da accettarlo. E che sia perché anche aveva sempre davanti la morte, no? Quindi non è semplice accettare questo. Però anche cercavamo di superare insieme questi momenti. E anche altre volte, proprio al di là del rispetto umano, no? Superandolo, e parlavamo proprio di Dio, del paradiso, no? E anche proprio gli chiedevamo insieme la forza per andare avanti e anche la pazienza per sopportare tutto, no? E, ecco, poi anche lei, cioè proprio anche sempre nell'amore, perché anche tante persone venivano a trovarla, no? Così, e quindi cercava anche sempre, nonostante le sofferenze che anche, proprio progredivano di giorno in giorno, no? E, ecco, di superarle, no? Cioè di cercare di volere bene a quelle persone che aveva davanti, no? Che erano nude per trovarla, ecco, ma proprio cercando di ecco, proprio anche soltanto, non so, semplicemente magari voleva dire a volte che so, dire qualche battuta oppure far semplicemente un sorriso, no? E c'erano queste persone che proprio uscivano dalla casa, insomma, veramente erano venute anche con peso, insomma, no? E uscivano fuori proprio con una pace nuova. Leonora, che spettacolo, eh? Sì. Vedete cosa vedi tu? Ma tu verrai qui da solo? Con la certo, macchina? Fisso. No, non volevo dire con la macchina. Allora, insomma, casca uno, casca uno. Sì, si riuniscono un po' davanti al molto a te. Manca ancora a te. Come va? Ce la fate? Grazie. Dobbiamo aspettare mamma. Ma ora prende da su, con Silvia. Aspetta, altri due figli. No, aspetta, che morte, che morte. No, 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 vieni. Andiamo sopra. Brava. Aspetta, Maria, andiamo. Siete contente di essere arrivate fin quassù? Ah, Seven Up. Chi sono stati i primi ad arrivare? La pubblicità. Venderemo questo filmato. Però bisogna. Andiamo alla croce. Quello che sto facendo? Sto spostare. Un attimo solo perché non posso adesso. Ma non si può passare di qui. Perché fuori capriole? Ti vedi qualcosa? Daniele, sei stanco? Che stanno a scelta. Era 1-3 lungo. Sabato pian piano. Ma siete stati contenti di essere arrivati qua? Sentite, siete stati contenti di essere venuti fin quassù? Sono contento di tornare a casa. Sì, ma non è che... Ancora ieri mattina, proprio mentre parlavo con qualcuno di voi, mi ferma una signora e dice: ma parlate tanto di amore, che ci si deve volere bene, eccetera, ma concretamente che cos'è che state facendo? Che cos'è che avviene? Che cos'è che fate per i grandi problemi che affliggono l'umanità, che insomma si assillano da tante parti, è vero, basta nominare la droga, la fame nel mondo,
grandissimi problemi che ci sono, l'emarginazione. E effettivamente, viene da dire, forse facciamo poco, siamo pochi, siamo piccoli, siamo limitati, però qualcosa si fa. Città, qualche anno fa abbiamo fatto una piccola statistica e ci siamo accorti che uno dei problemi fondamentali lì era il problema dei fuorisede, perché raccogliendo diversi dati abbiamo visto che c'erano tanti giovani che arrivavano da tante parti dell'Italia per studiare a Roma, però anche che incontravano grandi problemi di alloggio, di inserimento anche nella città, di adattamento, anche posti dove studiare. Ecco, il primo desiderio sarebbe stato quello di creargli alloggi, di creargli posti accoglienti, di costruirgli case. Chiaramente anche non è che avevamo i mezzi, no? Per cui abbiamo pensato di iniziare dal piccolo. E abbiamo visto in particolare lì all'università anche che c'era questo problema proprio del posto dove studiare, soprattutto in ore più critiche come dopo pranzo, in cui le strutture, anche molte sale di studio che ci sono chiuse. Allora ci siamo messi alla ricerca di una sala di studio all'interno dell'università, quindi tentando di sensibilizzare in qualche modo le strutture e dopo un po' anche ci è stato messo a disposizione uno spazio e abbiamo cercato di realizzare questo progettino, no? Di una sala di studio rivolta in modo particolare ai fuorisede. Vedere un po' il problema degli anziani, l'emarginazione degli anziani, perché ci sembrava un'emarginazione un po' particolare, un po' diversa dalle altre emarginazioni, cioè che non ha una configurazione ben definita. Tra gli anziani ci sono degli emarginati che non appaiono emarginati, che però loro sanno di essere emarginati, molte volte sono emarginati in famiglia per vari motivi, e quindi ci sembrava forse che poteva essere un'esperienza importante questa per loro e per noi viverla insieme. Subito accorti che il discorso degli anziani non poteva essere così settoriale, cioè dovevamo occuparci degli anziani ma non trattarli separatamente dalle altre realtà, quindi questo centro, nato come centro diurno per anziani, doveva diventare qualche altra cosa. Si è trasformato subito in un centro sociale. Devo volergli bene, basta. Non di fare grandi cose, ma amare queste persone così com'erano. E quello abbiamo cominciato a farlo. Naturalmente ascoltandoli soprattutto, no? Perché purtroppo gli anziani non è che sono molto ascoltati. E loro neanche possono parlare molto, non avendo l'altro che... E ascoltandoli abbiamo anche imparato a conoscerli. Abbiamo sentito le loro storie, piccole e grandi che siano, i loro problemi. E man mano abbiamo creato un po' una certa aria di famiglia fra di noi, no? Grande sciopero del personale ospedaliero che durò circa 2 mesi. La radio e la televisione comunicava i disagi negli ospedali accresciuti da questo sciopero. E da allora noi sentimmo di fare qualcosa in prima persona. Certo non andavamo a risolvere il problema di quell'ospedale dove andavamo, però pensavamo che in prima persona potevamo fare qualcosa e che si deve sempre partire da lì. Ecco, e ci presentammo, anzi ci facemmo presentare ai medici dell'ospedale San Giovanni e dai cappellani, e questi, appena noi ci conobbero, ci misero subito davanti l'evidenza dei reparti dove loro operavano. Veramente rimanemmo impressionati perché erano reparti sovraffollati, dei reparti in una vecchia parte dell'ospedale San Giovanni, con una struttura con soffitti altissimi, finestroni alti e lapidi alle pareti, insomma veramente un senso di tristezza. Ecco, oltre questo ci dissero i medici: i malati non riescono tutti a mangiare, perché quando passa il portantino mette lì il vitto da una parte, se non c'è nessuno che glielo dà, quando ripassa lo porta via e loro non mangiano. In più gli anziani sono disidratati al massimo perché non c'è chi gli dia un bicchiere d'acqua. Questa situazione ci mise subito nella disposizione di iniziare immediatamente il servizio, e lo cominciammo con dei turni che ci dissero svolgeteli particolarmente nei momenti dei pasti. Ecco, così abbiamo cominciato. Dopo poco si unirono altre persone a noi. Ecco, l'amore vive, l'amore vive, l'amore non può morire. Questa vita senza fine rinasce la terra già. L'amore vive, l'amore vive, apre la grande casa.
dove ogni cosa dice che è possibile l'unità. È possibile, ho una voglia di cantare, il cuore non regge più. La vita che cercavo io, ora so cos'è. È pagata da un Dio che muore per amore, per far di tutti gli uomini una sola casa. L'amore vive qui in mezzo a noi. Ha costruito questa casa che non può crollare mai. L'amore vive, dice ad ogni uomo. La tua storia indispensabile fa più grande l'unità. L'unità, ho una voglia di cantare, il cuore non regge più. La vita che cercavo io, ora so cos'è. È pagata da un Dio che muore per amore, per far di tutti gli uomini una sola casa. Porta un cappello, due cappelli, un maglione. Forza, un maglione. Un altro maglione. Torna la vita, Prendete la valigia. E cominciate il percorso. Hai perso un cappello, vai a riprenderlo. Vedete com'è scomodo avere le cose in più. Adesso